Valerio Borzacchini, governatore del distretto 2090 del Rotary International, qui a Ortona, a Rotary, in visita e presente al premio, oramai arrivato alla sua 33esima edizione, premio Frixa, che premia i ragazzi che si sono distinti nel loro corso scolastico. È stato veramente una sorpresa per me, avevo sentito di questo premio, ma è stata una cosa bellissima. Io ho ringraziato il pubblico perché per me è stato un arricchimento il vedere un Rotary Club importante come quello di Ortona raccogliere tutti i giovani, i migliori giovani della città e dei territori attorno a questa manifestazione. È stato veramente una cosa splendida ed un po' quello, uno degli scopi del servizio del Rotary, questo, cioè quello di dare dei riconoscimenti, quello di sollecitare la società a far meglio e soprattutto in questo caso i giovani, che sono i nostri, tra i nostri obiettivi principali, perché in una società senza giovani è una società che non esiste, invece noi abbiamo il compito nel nostro servizio di sollecitare i giovani. Abbiamo ascoltato durante la manifestazione il motto di quest'anno: il Rotary fa la differenza, e lei ce lo ha spiegato in modo molto entusiastico. Sì, è un motto molto bello. Il Rotary fa sempre dei bei motti, ma questo è particolarmente bello perché dice proprio: il Rotary fa la differenza. Ma effettivamente qual è questa differenza? La differenza è quella legata a noi, ai rotariani, a tutti gli iscritti a Rotary, che nei servizi che il Rotary fa impiegano il proprio tempo, le proprie professionalità, le proprie attenzioni, ed è proprio lì che la nostra associazione con i nostri uomini e le nostre donne può fare veramente la differenza. Antonella Marrolo, assistente del governatore del Rotary Club International, distretto 2090, oggi qui a Ortona, a Rotary, ad assistere al premio Frixa. Premio Frixa che ha voluto mettere in evidenza in questa 33esima annata particolarmente i talenti. Perché il Rotary ha a cuore i talenti? Sicuramente il Rotary ha a cuore tutti i giovani, ma quello che sta facendo il Rotary di Ortona è una cosa molto valida, importantissima, perché non solo sta scovando i talenti, ma sta scovando i talenti locali, quindi li premia, li supporta, e penso che sia una cosa molto utile, soprattutto sperando che questi giovani, legandosi in maniera particolare al proprio territorio, possano restare nel territorio, perché c'è sempre questa fuga di cervelli di cui si parla. Oggi veramente mi sono commossa, vengo qui da tanti anni, ma oggi mi sono commossa perché i ragazzi sono stati tutti bravissimi, è stato organizzato molto bene, c'è stato anche questo piccolissimo talento di cui abbiamo preso il libro, chiaramente non premiato, ma comunque un piccolissimo talento del territorio, e quindi ben vengano queste manifestazioni e che i giovani siano sempre tanti e che Rotary di Ortona continui ad operare in questo modo. Francesco Remigio, socio del Rotary Club di Ortona, oggi nei panni del presidente della commissione di un premio Frixa, giunto alla sua 33esima edizione. Il suo contributo del premio e le sue considerazioni. Le mie considerazioni: abbiamo incontrato 7 giovani con una votazione 100 su 100 e lode, che praticamente sono alla pari, ed è stato difficile scegliere 2 vincitori, quindi il nostro presidente di club ha ritenuto di estendere il premio anche agli altri 5, e così per la prima volta dopo 32 anni abbiamo premiato 7 giovani, 2 vincitrici
Abbiamo avuto i 5 ragazzi che, quando ci siamo incontrati nei giorni antecedenti l'evento, hanno espresso le loro soddisfazioni ovviamente per il risultato scolastico, ma anche le loro aspirazioni per il futuro, e hanno manifestato una maturità che non è frequente trovare. Siamo soddisfatti. Quindi abbiamo trovato un territorio migliore di quello che ci aspettavamo. Molto buono. Abbiamo trovato dei giovani preparati che speriamo anche di annoverare fra i nostri giovani del Rotaract. Abbiamo esteso loro questo invito e credo che li avremo nel nostro sodalizio. Livino Flacco, presidente del Rotary Club di Ortona. Oggi l'evento del premio Frixa. Premio Frixa che mette al centro dell'attenzione del Rotary i giovani. Oggi un'ennesima occasione. Sì, sicuramente il problema giovani sta molto a cuore al Rotary e al nostro club. E abbiamo voluto premiare con questa manifestazione, con questo evento, i migliori diplomati nello scorso anno scolastico. E con il nostro grosso compiacimento abbiamo visto che sono più di uno, e questo ci ha fatto piacere. Poi a fine manifestazione abbiamo voluto far conoscere alla cittadinanza e premiare nel contempo un giovane talento del nostro territorio che con i suoi 13 anni è già autore di 4 libri e vari altri riscontri, soprattutto effettuati in beneficenza della popolazione tutta. Chiamiamo le due che ufficialmente sono le vincitrici di questo premio Frixa, ma ripeto, siete 7 alla pari, solo che non potevamo violare il regolamento e fare 7 vincitori. Valentina Gizzi. Liceo scientifico, Valentina ha conseguito la maturità scientifica con 100 su 100 e lode, ha partecipato per 2 anni consecutivi alle Olimpiadi della filosofia in lingua inglese, conquistando la fase regionale. Insieme ad altri giovani ha rappresentato la regione Abruzzo al concorso Premio Leopardi di Frascati. Dopo il diploma ha superato ben 3 test universitari che le avrebbero permesso di accedere alle facoltà le più gradite: chimica e tecnologie farmaceutiche, ortottica e medicina e chirurgia. Ha scelto quest'ultima facoltà ed è iscritta al primo anno presso la nostra facoltà di medicina. Consegnato dal nostro governatore. Che io devo dare la sinistra, purtroppo, perché la destra è alla qualche problema. Bravo, complimenti. E poi siccome la signorina c'è anche il piccolo brava. Lei ci voleva dire qualcosa, stava già scappando. Buonasera, sono onorata di aver ricevuto questo premio e ringrazio in particolare il dottor Remigio, che è stato molto disponibile nei miei confronti in questi giorni, il presidente, il dottor Flacco, e ovviamente sono onorata alla presenza delle autorità, del sindaco e del governatore, e non nego che nel momento in cui ho saputo che avrei ricevuto questo premio sono stata doppiamente felice, perché è stato lo stesso giorno in cui ho saputo di aver superato il test di medicina e chirurgia e ho atteso i risultati per quasi un mese intero, e quindi è stata una grandissima soddisfazione sapere che, diciamo, i miei piccoli sforzi per mantenere alto il rendimento scolastico sono stati apprezzati anche dall'esterno e non sono rimasti soltanto una soddisfazione personale, quindi grazie al Rotary.
docenti che sono oggi qui a sostenermi, e Domenico lo sa, il premio non è mio, è nostro. Marina. Comandante e aspirante al comando di navi mercantili. Carino. Magari prima passando dalla nostra accademia, dico. Marina ha conseguito la maturità nautica con 100 e 100 e lode. Ha sempre mostrato interesse per le materie studiate nell'intento di acquisire quanta più conoscenza generale possibile. Il campo nautico è la sua passione. Frequenta il primo anno di ingegneria navale a Genova e la sua aspirazione è quella di non spostarsi all'estero per lavorare, ma di riuscire a farlo nei cantieri navali del nostro paese. Consegna il premio il nostro presidente. Anche Marina ci può salutare. Buonasera a tutti, ringrazio a voi di essere qui e al Club Rotary che mi ha attribuito questo premio. E per questo successo ringrazio sia tutti coloro che mi hanno aiutato in questi anni, quindi dalla mia famiglia ai miei docenti. Grazie. Domenico Di Biase, aspirante alla direzione di macchine, maturità nautica con 100 su 100 e lode, da sempre appassionato al mondo della meccanica e dell'ingegneristica, ha deciso di iscriversi alla facoltà di ingegneria meccanica presso l'Università di Modena. Il Rotary Club di Ortona, nel congratularsi con questo giovane promettente futuro ingegnere, gli assegna un attestato di merito e una pergamena, se può piacere. Grazie. Con i migliori. Antonietta Di Lego, liceo classico, ovviamente anche lei ha conseguito la maturità classica, in questo caso con 100 su 100 e lode. Ci ha aspirazione di diventare magistrato per contribuire a garantire il rispetto del diritto nel nostro paese. Frequenta il primo anno di giurisprudenza all'Alma Mater Studiorum di Bologna e siamo certi che fra qualche anno indosserà la toga di magistrato. Ma è una brava così sensata. Del nostro club. Bocca al lupo. Maurizio Nasuti non è purtroppo presente, ma c'è Gabriella Mancini, la mamma, che lo rappresenta. Maurizio, il figliolo, ha conseguito la maturità scientifica con 100 e 100 e lode. Dicevo, non può essere con noi per impegni universitari irrinunciabili, è iscritto al primo anno di medicina a Modena. Sì. A Modena, ti hanno tradito, caro professore. E questa sera, dicevo, è rappresentata dalla mamma. Allora diamo a Maurizio questo attestato di merito. Grazie. Con i migliori auguri per il suo futuro. Grazie. Valeria Cristina Santorelli. Grazie. Valeria con
conseguito la maturità classica con 100 su 100 e lode, ha una particolare propensione per le materie umanistiche che l'hanno indotta a frequentare con profitto il liceo classico. Come Antonietta, aspira a diventare magistrato per essere portavoce della giustizia. Anche lei frequenta il primo anno di giurisprudenza all'Alma Mater Studiorum di Bologna. E anche per lei siamo certi che tra qualche anno indosserà la toga di magistrato. Congratulazioni, Valeria. Grazie. Domenico Tucci, oh, c'è anche un maschietto, da un altro maschietto. Domenico Tucci. Domenico Tucci, liceo scientifico, ha conseguito la maturità scientifica con 100 su 100 e lode, ci ha dichiarato di avere studiato pensando che se la nascita ci rende tutti cittadini del mondo, solo la cultura può renderci cittadini liberi. Mi ha fatto riflettere, io credo di averlo già sentito qualche volta, è una parola di sua zia, mi ha piaciuto molto. Qui ha voglia di conoscere nuove culture, imparare nuove lingue, viaggiare per il mondo, coniugando lo studio con le sue grandi passioni, le arti marziali, in questo caso non le usiamo, e la danza. Si è iscritto alla Facoltà di Lingue Orientali dell'Università La Sapienza di Roma, dove frequenta anche l'Accademia di Danze Urbane. Bravo, giovane. Michele Di Virgilio è nato a Ortona il 6 settembre 2004. La sua passione per la scrittura e la lettura è iniziata fin da quando era piccolo, ascoltando i racconti letti dalla mamma. All'età di 6 anni ha inventato la sua prima storia. A 7 stampa la sua prima raccolta di racconti, Le storie di Michele. A seguire ha scritto Diario di un fantasma, L'Apocalisse, Futuro e Passato, Il Cavaliere dell'Ombra. Il suo ultimo libro, Il Semidio Perduto, è stato presentato e pubblicato nel dicembre 2016 alla presenza di Eide Spedicato, docente universitaria, dello scrittore e giornalista Dante Marianacci e del professor Marcello Salerno, docente universitario e sindaco di Ari. È stato più volte ospite in scuole e biblioteche per coinvolgere e raccontare ai ragazzi la sua grande passione per la scrittura e la lettura. Scuola secondaria di Ortona, Biblioteca Comunale di San Salvo, Villa Magna, Ari, eccetera. Ha partecipato in aprile 2016 al concorso provinciale Sognando il mondo che vorrei, terzo classificato con la poesia Il mio mondo. Nel maggio 2017 ospite d'onore al concorso di poesia Paride di Federico con Il Bosco. Giugno 2017, premio letterario nazionale Rocky Marciano, Storie di sport, seconda di categoria e premio della critica con il racconto A stile libero. Oltre alla passione per la scrittura, suona il pianoforte e fa parte del coro della sua parrocchia come organista. Perché il nostro Michele ci ha detto, io ho scritto dei libri e l'ultimo libro, credo che l'abbia portato anche questa sera qui, l'ha messo in vendita e il ricavato, l'ha già detto prima, che lo darà a Rotary, che ne sarà soltanto un semplice trasmettitore di questa beneficenza a un qualche ente che ne ha bisogno. Quindi lui si produca già a questa età per gli altri e non per degli utili propri. Noi potevamo fare ben poca cosa purtroppo nei confronti del nostro graditissimo Michele e speriamo che lui ne faccia tesoro anche in seguito. A lui regaliamo prima il nostro gagliardetto e poi il governatore avrà il piacere di premiarlo.
continua così, vai avanti. Dai, mi raccomando. Sono i genitori di questo, eccoli lì. Complimenti. Attualmente 13 anni, ma ha cominciato a scrivere i libri, ne ha scritti già 4, vero? Ne ha già scritti 4 dall'età di 6 anni. Per avermi invitato innanzitutto, saluto tutte le autorità rotariane e non, così senza fare nomi, però in particolare il governatore di distretto che questa sera abbiamo ospite, oggi anzi abbiamo ospite della nostra città, proprio il presidente. E il presidente Frixa. Oggi ho ricevuto una visita piacevolissima, che è quella appunto del governatore, del presidente di una delegazione del Rotary. È stato un incontro molto cordiale in cui abbiamo creato, credo, le basi per migliorare un rapporto che ormai è consolidato da 35 anni con la città, con la pubblica amministrazione, con chi amministra appunto la città e il club Rotary Ortona. Oggi è un giorno importante, come è stato già detto, perché il premio Frixa rappresenta sicuramente una delle manifestazioni più importanti della città, e credo che sia importante perché insieme ad altri premi come i Rami e Dragani servono a riconoscere i giusti meriti a personalità importanti della nostra città che si sono distinte nei loro campi e che hanno portato lustro alla città. Ma oggi, come è stato detto, è un giorno particolare perché il riconoscimento che viene dato ai giovani dimostra un'attenzione da parte del club Rotary di Ortona ai giovani, alla formazione dei giovani e alla valorizzazione dei loro talenti, perché qui, essendoci i migliori delle scuole medie superiori, credo che si possa parlare veramente di talenti. E allora sappiamo tutti che i giovani, i ragazzi saranno, come è stato anche detto dal Presidente, rappresentano un tassello importante per la costruzione di una nuova città, di una nuova comunità, di un nuovo futuro. Ed è questo, a questo noi dobbiamo tendere. Allora qual è l'obbligo e il dovere di noi adulti? È quello di creare, appunto, come fa bene il Rotary, dei percorsi meritocratici che servano a costruire una nuova città, una nuova comunità, ma soprattutto una nuova classe dirigente, perché voi sarete il futuro e dovete prendere in mano questa città per ambire appunto ad obiettivi che siano più ambiziosi e più alti di quelli che fino ad oggi abbiamo raggiunto. Allora, grazie a voi soprattutto, e io vi auguro di continuare ad apprendere con entusiasmo, ragazzi, e di trarre piacere dalla conoscenza, perché una cosa voglio dirvi: solamente con la conoscenza sarete uomini liberi e cittadini consapevoli. E credo che questo è l'augurio che io, come primo cittadino, ma come rappresento tutta la comunità di Ortona, tutta la città, vi rivolgiamo. Un ringraziamento a Rotary e a tutti i rotariani del club Ortona, perché ormai da anni tante sono le opere che avete concretizzato dall'alto valore sociale, professionale. Io mi auguro di poter continuare questo rapporto, anche perché io sarò un sindaco, sappilo presidente e governatore, io sarò un sindaco esigente e anche pressante, chi mi conosce sa come sono, ma tutto questo per il bene della nostra città. Quindi questo rapporto deve continuare e deve essere migliorato. Io credo, io avrò bisogno di voi come ho bisogno di tante altre associazioni, ma credo che la città che abbia bisogno di noi insieme. Grazie e buon proseguimento. Io credo di aver bisogno del microfono. Voi avete ringraziato me, ma sono io che ringrazio voi per avermi portato questa sera qui. È stata una bella esperienza per me. E stare con tutte queste belle persone in questa splendida città e soprattutto vivere questa esperienza con i giovani. E
Il Rotary ha sempre puntato, allora il Rotary, per chi non lo conosce, è servire. Noi non siamo qui questa sera a far beneficenza, noi siamo a fare un servizio importante. Un servizio, stiamo facendo un riconoscimento a tutti questi giovani che hanno creduto che lo studio, la cultura, l'impegno siano elementi fondamentali. Allora questo è un riconoscimento, è un servizio, non è una beneficenza, è una cosa sciocca dire questo, perché noi il Rotary serve. Il Rotary serve e crede molto nei giovani, sono all'interno dell'organizzazione della nostra associazione, sono tantissimi progetti, perché poi dopo questo io voglio dire a questi giovani, noi facciamo i master, noi facciamo altre borse di studio molto importanti. Qualche giorno fa si è svolta a Pisa, è stato dato il premio Galileo Galilei a giovani che stanno un po' più avanti di voi, sono nel campo della ricerca, sono riusciti a livello italiano a fare delle cose. Facciamo dei master, oltre a tutto che c'è tutta questa moltitudine di premi dati dai club. Questo mi fa onore al club di Ortona. Allora, questo significa puntare su un giovane, perché una società senza giovani, fatta da noi vecchietti, insomma, non è granché, e quindi noi dobbiamo per forza far questo, ma noi ci dobbiamo ricordare di dire a questi nostri ragazzi di essere forti, bravi, e non gli dobbiamo fare come dice quella una famosa macchietta che è Mafalda, no? Dice: io ti dico, tu fai quello che ti pare, caro giovane, è simpatica sta cosa, fai quello che ti pare, ma devi fare quello che penso io, e non te lo dico neanche quello che devi fare, cioè è una sciocchezza, ovviamente i giovani devono fare, devono trovare la loro strada e devono andare avanti. Il motto di quest'anno del Rotary International, del nostro presidente internazionale, che è quello che ci combina queste cravatte, non è una nostra scelta, di Francesco e di... è una cravatta di ordinanza, no? Lui è australiano, ha pensato all'eucalipto e si è inventato questa cravatta, e noi la portiamo anche con un certo garbo. Però il motto di questo nostro amico presidente internazionale australiano è bello, e il Rotary fa la differenza, quindi noi dobbiamo fare la differenza facendo queste cose, mettendoci di nostro, e voi tutti quanti dovete fare la differenza mettendoci di vostro. Il motto è bello e va preso da esempio, e le amministrazioni devono fare la differenza mettendoci di loro, e tutti i servizi dello Stato fanno la differenza con la loro capacità. E quindi è bello, perché noi dobbiamo ogni tanto prendere degli spunti nella vita. Bene, un'altra cosa importante che volevo dirvi. Nel Rotary sono molti giovani. C'è il Rotaract, che è una sezione, è una parte della nostra associazione dove sono i giovani. Noi non vorremmo perdervi. Il Rotary non è come... 15 giorni fa sono andato a trovare un arcivescovo in una città marchigiana. Questo arcivescovo, noi gli abbiamo detto tante cose, e lui abbiamo detto: guarda, che noi facciamo, aiutiamo, diamo le borse di studio, facciamo i master per i giovani, aiutiamo, facciamo le manifestazioni, aiutiamo chi è meno fortunato di noi e diversamente abile, aiutiamo questo, aiutiamo quell'altro, aiutiamo chi in questo momento di difficoltà della società, delle difficoltà ad andare avanti. Allora questo vescovo ha sorriso e ci ha detto, eravamo lì con il presidente di quella città, e ci ha detto: voi certe volte si ha del Rotary un'impressione di un gruppo di elite che sta lì, ma voi fate tutte queste cose, ma voi allora non siete quella cosa lì, voi lo dovete dire cosa fa, perché così la gente capisce quello che voi fate e che non siete quella cosa lì, e quello è questo che noi dobbiamo fare. Quindi io dico ai giovani:
possono stare con noi, i nostri gruppi giovanili, a fare tante cose e ad aiutare, e un domani anche essere nel Rotary. Un giovane qualche anno fa mi disse, io un rotariano, mi disse, io sono nel Rotary adesso perché voi anni fa mi avete premiato, come voi stasera, mi avete dato un riconoscimento, mi avete dato una spinta ad andare avanti, e io capii che cos'era, oggi mi piace e sto con voi. Quindi questo è un fatto molto importante, esserci, essere nei territori, aiutare, essere a fianco di voi giovani, essere tutti insieme in questa società, istituzioni e privati, per fare di più e, se ce la facciamo, fare la differenza. Grazie per essere stato.